Quali sono le tre cose a cui prestare attenzione quando si decide di fare il passo della vita, quando si è arrivato al momento in cui non ce la si fa più e ci si vuole trasferire finalmente all'estero, al di là del confine italiano? Ci sono tre cose dalle quali non puoi assolutamente prescindere nelle tue considerazioni. Quali sono? Te le dico tra un secondo. E veniamo a noi, quali sono queste tre cose? In realtà si tratta di tre macro cose, o meglio di tre aspetti della tua vita dai quali non puoi assolutamente prescindere, e che sono, te lo dico subito, senza farti perdere tempo, il tuo presente, il tuo passato e il tuo futuro. Evidentemente si tratta di tre macro considerazioni che comprendono una serie di elementi che però evidentemente vanno approfonditamente valutati prima di un trasferimento di residenza fiscale, ok? Ti spiego per quale motivo. E iniziamo evidentemente dal tuo passato. Che cos'è il tuo passato? Che cosa vuol dire valutare il tuo passato? Vuol dire valutare quello che è successo, quello che è accaduto nei tuoi anni in cui hai fatto impresa, nei quali eri una presenza visibile agli occhi del fisco. Magari avevi una ditta individuale, una partita IVA come ditta individuale, eri socio di una SRL, eccetera, eccetera. Lo sei ancora al momento in cui hai deciso di trasferire la residenza. Ora, la maniera in cui hai gestito il tuo rapporto con l'amministrazione finanziaria barra fisco in Italia potrebbe, come dire, essere un rapporto lineare, insomma, fatto tendenzialmente di amore o di comprensione reciproca, ma potrebbe a molto più probabilmente essere un rapporto tormentato, perché insomma sappiamo quali sono le problematiche per di avere a che fare su base praticamente quotidiana con il fisco. Sappiamo che il tax free day ormai è praticamente a settembre, il giorno in cui ci liberiamo dal pagamento delle imposte. Sappiamo che l'Italia ha uno dei primati negativi per la gestione della burocrazia in termini di tempo da dedicare agli adempimenti nel corso dell'anno, e quindi è inevitabile che in mezzo a questo casino allucinante qualcosa vada storto o al fisco non vada bene una virgola fuori posto, piuttosto che un flag sbagliato sulla dichiarazione dei redditi. E quindi questa è una cosa che chiaramente coinvolge te e il tuo commercialista. Ora, negli anni, nei periodi di imposta ancora aperti, bisognerebbe tendenzialmente capire se c'è qualcosa che non va, fare un estratto cartella e tendenzialmente, chiaramente, valutare anche tutte quelle che, non te lo auguro, sono le cartelle già aperte, che già ti sono state recapitate dall'ex Equitalia. Quindi se ci sono debiti con il fisco, questi debiti vanno gestiti, così come se ci sono debiti con i creditori, con i privati, sono debiti che vanno gestiti, cioè il tuo passato ti segue, o meglio, come dice quella frase famosa, tu puoi chiudere con il tuo passato, ma il tuo passato non chiuderà mai con te. Quindi fai molta attenzione, perché la domanda che più spesso mi fanno su questo argomento, dice Luca, io me ne vado, che mi importa? Il debito ti segue, sia se è un debito verso l'erario, sia se è un debito verso privati. Con questo non voglio farti salire l'ansia, ma voglio farti comprendere che però non scompare tramite bacchetta magica. Poi chiaramente ci sono delle scelte personali, imprenditoriali da fare sull'argomento, però il punto di base è che a seconda della giurisdizione nella quale trasferisci la residenza fiscale, potrebbe esserci una maggiore o una minore facilità, semplicità da parte dell'Agenzia delle Entrate italiana di venirti a ripescare, perché tendenzialmente esistono cose come la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e finanziarie dei vari paesi, che sono più o meno agevoli. Ad esempio, sicuramente sono più agevoli all'interno dell'Unione Europea, lo sono un po' meno al di fuori, ma comunque ci sono delle direttive e dei trattati di collaborazione. Per cui tendenzialmente, nel mondo ideale del fisco, evidentemente non del nostro, l'Agenzia delle Entrate italiana chiama l'Agenzia delle Entrate del paese di destinazione e gli dice: guarda, cioè questo soggetto ha questo ammontare di debito nei miei confronti, che tu sappia, o che io già so, lui ha comprato case piuttosto che autovetture, eccetera, eccetera. Quelle che sono le azioni esecutive che possono fare coatte in Italia, le possono fare anche all'estero, ok? Poi dipende dal debito, dalla tipologia di contribuente, eccetera, di situazione, eccetera, eccetera, se c'è un'inchiesta, se c'è la magistratura, eccetera, eccetera. Però il debito non si estingue, non ti, ma ti segue, soprattutto nella misura in cui ti iscrivi all'AIRE, che è una cosa che io ti consiglio in ogni caso di fare. Il tuo nuovo indirizzo è comunicato all'Agenzia delle Entrate, che quindi sa dove notificarti le cartelle. Questo per quanto riguarda i debiti verso l'erario, ma in realtà la problematica si pone anche per i debiti verso privati. Quindi se avevi, per esempio, capita di ricorrere a strumenti fiduciari per schermare per motivi di privacy,
Ma i creditori ormai sono sempre più agguerriti e giustamente gli strumenti a loro disposizione per rinvenire poi l'effettiva allocazione e titolarità del debito credito ormai sono piuttosto avanzati, quindi è veramente difficile nascondersi, cosa che tra l'altro di nuovo io sconsiglio. In ogni caso il tuo credito, il tuo debito nei confronti del creditore privato, anche questo può seguirti, esistono strumenti, anche in questo caso la giurisprudenza. I legislatori si stanno evolvendo, esiste il sequestro preventivo anche a livello europeo, non più soltanto italiano, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso potresti avere problemi, quindi facciamo attenzione nella gestione dei debiti. Questo vuol dire avere cura del proprio passato e poi a seconda degli scenari si prende una decisione, si prova un saldo stralcio con le banche, una redazione del debito, eccetera, eccetera. Questo chiaramente dipende dalla tipologia di debito, però il debito non se ne va perché noi ce ne andiamo dall'altra parte. Sic et simpliciter. Numero 2, facciamo attenzione al nostro presente. Che cos'è il nostro presente? Il nostro presente è evidentemente la parte più delicata e tutto quello che abbiamo in essere nel momento in cui ce ne andiamo all'interno del territorio dello Stato italiano. Tutti quelli che io definisco i collegamenti con il territorio dello Stato sono, come dire, rientrano in tutti quelli che io con i miei clienti utilizzo un questionario che appunto va a fare un check-up completo della situazione attuale del cliente. Perché devo sapere tutto quello che ha, vita, morte e miracoli, e devo sapere che cosa ha fatto in passato, ma soprattutto che cosa ha al momento in cui se ne va: case, macchine, autovetture, strumenti finanziari, investe in borsa, se investe in titoli quotati, se investe in ETF, se ha proprietà immobiliari all'estero, se ha quote societarie in giro per il mondo, se ha cariche di amministrazione o collegi sindacali in Italia oppure in giro per il mondo, se è sposato, se ha figli, eccetera, eccetera. Quindi io devo sapere tutto del cliente, perché evidentemente sono ciascuno di questi singoli elementi ha delle conseguenze, delle propaggini che vanno gestite. Non tutto evidentemente può essere chiuso così o staccato, non è che si può staccare la spina da un momento all'altro, soprattutto se il sostentamento economico, soprattutto se c'è una moglie, per esempio, che desidera rimanere in Italia piuttosto che dei figli che studiano in Italia ancora, o se c'è un sostentamento economico legato a uno in particolare di questi collegamenti. Evidentemente non si può staccare la spina perché il cliente barra contribuente, diciamo in generale, ha necessità di vivere con questa fonte di economica, con questa fonte di denaro, e quindi la cosa va gestita. Quindi devo chiudere tutto e andare via. Non è la scelta più intelligente, è possibile gestire con calma, con intelligenza, nell'ottica di una pianificazione che non per caso si chiama appunto pianificazione. Ma devo fare attenzione perché ciascun elemento ha una modalità di gestione diversa. Quindi l'affitto di una casa lo posso gestire in una maniera, la titolarità, la proprietà di una casa va gestita in determinata modo, in determinata maniera, così come tutte le imposte comunali che sono ad esse collegate, quindi l'IMU, la TASI, la TARI, eccetera, eccetera. I conti correnti vanno gestiti in una determinata maniera. Se ho investito in ETF potrei ottenere una disapplicazione della ritenuta del 26% una volta che mi sono trasferito all'estero. Se ho investito in titoli quotati su Monte Titoli SPA, questa cosa non è possibile, ci sarà una ritenuta del 26% sul dividendo in uscita, la posso gestire, la posso ridurre, a volte sì, a volte no. Come devo intervenire? Ho dei conti titoli, li devo trasferire, il trasferimento rappresenta realizzo. Vedete, ci sono tutta una serie di, perdonami, mi viene da sorridere, ma perché penso a tutti i casini che ho sulla scrivania. Quindi rappresentano tutti questi singoli elementi, rappresentano delle complessità che vanno gestite e vanno gestite con intelligenza, perché ciascuna di esse potrebbe riattribuirmi in Italia, o meglio, potrebbe rappresentare un pretesto in caso di accertamento per l'amministrazione finanziaria come dire, di contestare il mio trasferimento di residenza come effettivo e riqualificarmelo come fittizio, a maggior ragione se mi sono trasferito in un paese blacklist, Dubai, Svizzera, Malesia, eccetera, eccetera. Quindi facciamo molta attenzione al nostro presente nel momento in cui abbiamo deciso di staccare la spina con lo Stato italiano. Punto numero 3, chiudiamo il video sul tuo futuro. Che cosa si intende per tuo futuro?
Per futuro si intende che cosa andrei a fare, che cosa hai in mente, come hai intenzione di vivere, sopravvivere, e soprattutto dove hai intenzione di farlo. Perché le conseguenze, prima di tutto, perché questo comporta una scelta sulla giurisdizione all'interno della quale decideremo di trasportare il nostro centro degli interessi vitali, quindi interessi economici, sociali e patrimoniali. Perché evidentemente, a seconda di quello che voglio fare o a seconda del tipo di business che voglio intraprendere o non voglio lavorare, a seconda del tipo di qualità di vita che ho deciso di sposare, esistono delle giurisdizioni che fanno più o meno al caso nostro, quindi anche questa è una valutazione che va fatta al di là del driver fiscale, che pur evidentemente è uno dei primi da considerare, ma come dico sempre io ai miei clienti, non è l'ultimo. E soprattutto dobbiamo capire la tipologia di business che svolgerai, dov'è il tuo mercato di riferimento, a chi vendi i tuoi servizi, a chi vendi i tuoi prodotti, te ne vai, ma il tuo mercato rimane interamente quello italiano, la cosa va gestita. Te ne vai, ma la tua fonte di reddito ai clienti, che ne so, in Croazia, in Brasile, in India, eccetera, eccetera. Sono tre paesi che non sto citando a caso, sono tre paesi dove, per esempio, sulle consulenze tecniche, e nella definizione di consulenza tecnica ci rientra praticamente qualsiasi cosa, esistono delle ritenute alla fonte anche da parte di privati nel momento in cui ti pagano la tua fee, per esempio. Quindi bisogna fare attenzione a dove è il tuo mercato di riferimento, perché potresti trovarti, per esempio, applicare delle ritenute. È una cosa che avviene anche in Italia, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 673, per esempio, le prestazioni di servizi di lavoro autonomo, anche svolte sotto forma di impresa dall'estero in Italia, se svolte sul territorio della penisola italiana, possono essere soggette a ritenuta fino al 30%, ed è una cosa che chiaramente si può risolvere, ma va gestita, eccetera eccetera. Quindi vedete come cambiano le dinamiche, le pianificazioni, le strategie da porre in essere a seconda della tipologia di attività che ho deciso di andare a svolgere. Ho problematiche di stabile organizzazione, perché magari ho bisogno, sono un agente, sposto i miei mandanti, perché i miei mandati all'estero, perché ho mandanti anche esteri, ho fatturato anche estero, però ho ancora degli agenti italiani, persone che lavorano per me. Allora devo capire se quello è un agente dipendente o un agente indipendente, perché se fosse qualificabile come un agente dipendente da me sotto un profilo tributario, avrei anche un problema di stabile organizzazione, quindi rischio di andare via, ma poi in realtà mi trovo lo stesso problema, cioè devo tassare quello che guadagno in Italia, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire fare attenzione al proprio futuro, vuol dire pianificare attentamente per i prossimi perlomeno 3-5 anni quello che ho intenzione di fare. Poi è chiaro che le cose cambiano, mutano e bisogna cercare di rimanere elastici. Evidentemente io non posso pretendere che un cliente mi dica: nei prossimi 5 anni, Luca, voglio fare queste 10 attività. Evidentemente, per chi fa impresa, si sa, il mercato è in divenire, quindi bisogna anche un attimino seguirlo e capire dove ci sono le opportunità, a meno che non hai un business stabile, che è lo stesso da 12 generazioni, ma evidentemente è una cosa sempre meno frequente, più rara nell'epoca della digitalizzazione spinta, insomma, nella piena liquidità dei mercati. Ok, quindi mi raccomando, tre cose che se ti servono come linee guida per orientarti all'interno di un trasferimento di residenza fiscale, da fare evidentemente sempre con un professionista. Noi ci rivediamo nel prossimo video.